Allora, Roberta Giarrusso non ha bisogno di grandi presentazioni, un volto... Sì? Sembra una principessa. Grazie, altrettanto lei è una divina del cinema muto. Le piace? Sì, mi piace perché avevano questi abiti in seta, stupendi, brava. Ti ringrazio. Allora, è tutto merito di Edoardo Tasca che mi ha vestito e dell'atelier Persechino che mi ha gentilmente concesso questi abiti meravigliosi. Splendida. Roberta, siamo qui però per una buona causa. Allora, intanto i tulipani diventano solidali perché questa sera il titolo è Un tulipano per un sorriso. E allora Roberta, a chi vogliamo dedicare intanto il tuo splendido sorriso, ma soprattutto la raccolta fondi di questa sera? Eh sì, allora questa è una serata molto 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 importante perché è una serata di beneficenza, come hai appunto accennato, e il progetto è un progetto molto importante perché serve per il reparto oncologico, per l'ospedale pediatrico Il Bambin Gesù, quindi insomma una serata molto importante all'insegna appunto della beneficenza e per aiutare il prossimo. Quindi... E tu sei in prima linea e questo ci riempie di gioia, esatto, e questo lo devo far notare ai nostri videoascoltatori, che tu sei sempre in prima linea. Da dove ti deriva questo essere portata verso gli altri? Forse la mia sicilianità, perché tra siciliani si collabora sempre molto spesso, ci si aiuta molto spesso l'un con l'altro perché siamo abituati spesso a vivere nelle difficoltà e quindi a saperci arrangiare, e poi sicuramente anche dalla mia famiglia, perché mia madre è sempre stata una che ha sempre fatto tutto per tutti e quindi mi ha insegnato proprio dei valori molto 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 forti che ho sempre portato con me e che determinano la donna che sono oggi, ecco. Quindi... Una donna sicuramente di sostanza. E Roberta, io ti chiedo, tu eri presente alla... E poi, scusami se ti interrompo, è bello aiutare il prossimo perché l'amore è uno dei sentimenti più belli che esistono al mondo, secondo me, perché più dai e più ricevi anche dalla vita, quindi è uno scambio di energie, quindi è giusto dare perché c'è sicuramente chi ha più bisogno e noi che siamo più privilegiati, siamo più fortunati, abbiamo il compito, ma dovrebbe essere anche un piacere aiutare proprio il prossimo, chi è in difficoltà, e quindi noi soprattutto personaggi dello spettacolo diamo l'esempio e quindi è giusto dare un bel esempio anche alle persone che non fanno parte di questo ambiente, quindi nel nostro piccolo cerchiamo sempre comunque di contribuire e aiutare anche con la nostra immagine. Non dovrebbe... Noi ti ringraziamo soltanto questo, dovrebbero farlo tutti, però comunque sicuramente veniamo anche sfruttati per questo. Ecco, però è uno sfruttare buono, positivo, e chiudiamo dicendo un'ultima cosa ai nostri videoascoltatori, il tuo personale appello col tuo appeal ad essere generosi. Ma non ho capito, aspetta, perché mi hanno distratto. Lo so, qualcuno ti sta distraendo. Allora vogliamo l'appello di Roberta Giarrusso per i nostri videoascoltatori ad essere generosi, e detto col tuo appeal, ecco, sicuramente avrà un esito più che positivo. Dunque ragazzi, bisogna aiutare le persone in difficoltà perché siamo fortunati, perché siamo privilegiati e quindi abbiamo il compito e il dovere di aiutare sempre il prossimo, quindi mi raccomando, pensateci, non pensate soltanto quando ci sono i VIP, personaggi famosi, pensateci sempre, tanto anche basta anche un piccolo contributo, non bisogna fare grandi cose, però un piccolo gesto sicuramente può fare grandi cose per aiutare le persone in difficoltà. Grazie. Yeah.